Biografia del venerabile Nunzio Sulprizio. A 540 metri sul livello del mare, sulle pentici del Monte Picca, si distende a diversi livelli, per lo sperone roccioso, il borgo di Pesco Sansonesco, in provincia di Pescara. Lì, da giovani sposi, Domenico Sulprizio, calzolaio, e Rosa Luciani, filatrice, il 13 aprile 1817, domenica in Albi, nacque un bambino che, battezzato prima del tramonto del medesimo giorno, fu chiamato Nunzio. Solo il registro dei battesimi, il libro dei figli di Dio della sua parrocchia, per lunghi anni riporterà il suo nome, ignoto ai potenti, ma notissimo e ben amato da Dio. A 3 anni i suoi genitori lo portarono al vescovo di Sulmona, Monsignor Francesco Tiberi, in visita pastorale nel vicino paese di Popoli, perché fosse cresimato. Era il 16 maggio 1820, l'unica data lieta della sua fanciullezza, perché in seguito non avrà che da soffrire. Orfano e sfruttato. Nell'agosto dello stesso anno muore Papa Domenico, a solo 26 anni. Circa 2 anni dopo, mamma Rosa si risposa anche per trovare un sostegno economico, ma il patrigno tratta il piccolo Nunzio con asprezza e grossolanità. Lui si lega molto alla mamma e alla nonna materna. Comincia a frequentare la scuola, una specie di giardino d'infanzia aperto dal sacerdote Don De Fabis nel paese della nuova residenza Corvara. Sono per Nunzio le ore più serene della sua vita. Impara a conoscere Gesù, il figlio di Dio fatto uomo e morto in croce, in espiazione del peccato del mondo. Intraprende a pregare, a seguire gli esempi di Gesù e dei santi, che il buon prete e maestro gli insegna. Gioca socievole e aperto con i piccoli amici. Comincia a imparare a leggere e a scrivere. Ma il 5 marzo 1823 muore la mamma. Nunzio ha solo 6 anni e la nonna materna Rosaria lo ospita in casa prendendosi cura di lui. È analfabeta, ma ha una fede e una bontà grandissima. Nonna e nipotino camminano sempre insieme, insieme alla preghiera, alla messa, nei piccoli lavori di casa. Il bambino frequenta la scuola istituita da Don Fantacci per i fanciulli più poveri e lì cresce in sapienza e virtù e un puro di cuore che si delizia a servire la messa e a far visita a Gesù Eucaristico nel tabernacolo. Molto spesso ha dentro un orrore sempre più grande al peccato e un desiderio sempre più intenso di rassomigliare al Signore Gesù. Quando ha appena 9 anni, il 4 aprile 1826, gli muore la nonna. Nunzio ormai è solo al mondo ed è per lui l'inizio di una lunga via dolorosa che lo configurerà sempre più a Gesù crocifisso. Solo al mondo è accolto in casa come un garzone dallo zio Domenico Luciani, detto Mingo, il quale subito lo toglie dalla scuola e lo chiude nella sua bottega di fabbro ferraio, impegnandolo nei lavori più duri, senza alcun riguardo all'età e alle più elementari necessità di vita. Spesso lo tratta male, lasciandolo anche senza cibo, quando a lui sembra che non faccia ciò che gli è richiesto. Lo manda a far commissioni, senza curarsi né delle distanze né dei materiali da trasportare, né degli incontri buoni o cattivi che può fare, allo sbaraglio, sotto sole, neve, pioggia, vestito sempre allo stesso modo. Non gli sono risparmiate neppure le percosse, condite di parolacce e bestemmie. Ci sarebbe da soccombere in breve, ma Nunzio ha già una fede grande. Nel chiuso dell'officina, battendo sull'inguine occupata sotto la sferza di un lavoro disumano, pensa al suo grandissimo amico, Gesù crocifisso, e prega e offre, in unione con lui, in riparazione dei peccati del mondo, per fare la volontà di Dio, per guadagnarsi il paradiso.
Alla domenica, anche se nessuno lo manda, va alla messa, il suo unico sollievo nella settimana. Presto si ammala, un rigido mattino d'inverno, lo zio Mingo lo manda con un carico di ferramenta sulle spalle, su per le pendici di rocca tagliata, in uno sperduto casolare. Vento, freddo e ghiaccio lo stremano. Lungo il cammino mette i piedi accaldati in un laghetto gelido. A sera rientra spossato, con una gamba gonfia, la febbre che lo brucia, la testa che scoppia. Va a letto senza dir nulla, ma l'indomani non regge più. Lo zio gli dà come medicina quella di prendere il lavoro, perché se non lavori non mangi. Nunzio, in certi giorni, si trova costretto a chiedere un pezzo di pane ai vicini di casa. Risponde con il sorriso, la preghiera, il perdono. Sia come Dio vuole, sia fatta la volontà di Dio. Appena può, si rifugia a pregare in chiesa, davanti al tabernacolo. Gioia, energia e luce gli vengono da Gesù Ostia, così che appena adolescente è in grado di dare consigli sapientissimi ai contadini che lo interpellano. Si trova con una terribile piaga a un piede, che presto andrà in cancrena. Lo zio gli dice: «Se non puoi più alzare il maglio, starai fermo a tirare il mantice. È una tortura indicibile. La piaga ha bisogno di continua pulizia». E Nunzio si trascina fino alla grande fontana del paese per pulirsi, ma di lì viene presto cacciato come un cane rognoso dalle donne che, venendo lì a lavare i panni, temono che inquini l'acqua. Trova allora una vena d'acqua a ripa rossa dove può provvedere a se stesso, impreziosendo il tempo lì trascorso con molti rosari alla Madonna. Tra l'aprile e il giugno 1831 è ricoverato all'ospedale dell'Aquila, ma le cure sono impotenti. Per Nunzio sono settimane però di riposo per sé e di carità per gli altri ricoverati, di preghiera intensa. Rientrato in casa è costretto dallo zio a chiedere l'elemosina per sopravvivere. Commenta: «È molto poco che io soffra, purché riesca a salvare la mia anima, amando Dio. In tanto buio, solo il crocifisso e la sua luce». Finalmente lo zio paterno, Francesco Sulprizio, militare a Napoli, informato da un uomo di Pesco Sansonesco, fa venire Nunzio a casa sua e lo presenta al colonnello Felice Wachinger, conosciuto come il padre dei poveri. Per la sua intensa vita di fede, per la sua inesauribile carità, è l'estate 1832 e Nunzio ha 15 anni. Il colonnello Felice scopre di aver davanti un vero angelo del dolore e dell'amore a Cristo, un piccolo martire. Si stabilisce tra i due un rapporto di padre a figlio. Il 20 giugno 1832 Nunzio entra all'ospedale degli incurabili in cerca di cure e di salute. Provvede il colonnello a tutte le sue necessità. Medici e malati si accorgono di aver davanti un altro San Luigi. Un buon prete gli domanda: «Soffri molto?» Risponde: «Sì, faccio la volontà di Dio. Che cosa desideri?» «Desidero confessarmi e ricevere Gesù Eucaristico per la prima volta». «Non hai ancora fatto la prima comunione?» «No. Dalle nostre parti bisogna attendere i 15 anni e i tuoi genitori sono morti. E chi pensa a te? La provvidenza di Dio». Viene subito preparato alla prima comunione. Per Nunzio è davvero il giorno più bello della sua vita. Il suo confessore dirà che da quel giorno la grazia di Dio incominciò ad operare in lui fuori dell'ordinario, da vederlo correre di virtù in virtù. Tutta la sua persona spirava amore di Dio e di Gesù Cristo. Per circa 2 anni soggiorna tra l'ospedale di Napoli e le cure termali a Ischia, ottenendo qualche passeggero miglioramento. Lascia le stampelle e cammina solo con il bastone, finalmente è più sereno.
prega molto stando a letto o andando in cappella davanti al tabernacolo e al crocifisso e alla Addolorata. Si fa l'angelo e l'apostolo degli altri ammalati, insegna il catechismo ai bambini ricoverati, preparandoli alla prima confessione e comunione e a vivere più intensamente da cristiani, a valorizzare il dolore. Quelli che lo avvicinano sentono in lui il fascino della santità. Suole raccomandare ai malati: siate sempre con il Signore, perché da Lui viene ogni bene. Soffrite per amore di Dio e con allegrezza. Per sé ama molto un'invocazione alla Madonna: Mamma Maria, fammi fare la volontà di Dio. Fatto il possibile per la sua salute, dall'11 aprile 1834 Nunzio vive nell'appartamento del colonnello, al Maschio Angioino, il suo secondo padre. Si specchia nelle sue virtù e una grandissima cura di lui, contraccambiato da profonda riconoscenza. Pensa a consacrarsi a Dio e in attesa si fa approvare dal confessore una regola di vita per le sue giornate, regole simili a quella di un consacrato, che osserva con scrupolo: la preghiera, la meditazione e la messa al mattino, ore di studio durante il giorno, seguito da buoni maestri, il rosario alla Madonna verso sera, diffonde pace e gioia attorno a sé e profumo fragrante di santità. Il venerabile Gaetano Enrico, fondatore della Congregazione dei Sacri Cuori, gli promette che lo accoglierà nella sua famiglia religiosa appena fosse avviata. Questo è un giovane santo e a me interessa che il primo a entrare nella mia congregazione sia un santo, non importa se infermo. Molto spesso un certo Fra Filippo dell'Ordine degli Alcantarini viene a tenergli compagnia e lo accompagna finché riesce a reggersi nella chiesa di San Barnaba, interna al castello. Presto però, all'iniziale miglioramento segue l'aggravarsi delle sue condizioni fisiche. In fondo si tratta di cancro alle ossa e non c'è cura che serve. Nunzio diventa un'offerta viva con il crocifisso a Dio gradita. La gioia del crocifisso. Il colonnello gli sta molto vicino. Dal primo giorno lo ha chiamato figlio mio o bambino mio, ricambiato sempre da lui con il nome di papà mio. Ora comprende che purtroppo si avvicina l'ora della separazione, che solo la fede consola nella certezza dell'arrivederci in paradiso. Nel marzo 1836 la situazione di Nunzio precipita. La febbre è altissima, il cuore non regge più, le sofferenze sono acutissime. Prega e offre per la Chiesa, per i sacerdoti, per la conversione dei peccatori. Quelli che passano a trovarlo raccolgono le sue parole: Gesù ha patito tanto per noi e sofferto molto per me. Perché io non posso soffrire per lui? Voglio morire per convertire anche un solo peccatore. Il 5 maggio 1836 Nunzio si fa portare il crocifisso e chiama il confessore, riceve i sacramenti come un santo, consola il suo benefattore: state allegro, dal cielo vi assisterò sempre. Verso sera dice tutto contento: la Madonna, vedete quanto è bella? A 19 anni appena va a vedere Dio per sempre. Attorno si spande un profumo di rose, il suo corpo, disfatto dalla malattia, diventa singolarmente bello e fresco e rimane esposto per 5 giorni. Il suo sepolcro è subito meta di pellegrinaggio. Già Papa Pio IX, il 9 luglio 1859, lo dichiara eroico nelle sue virtù, quindi venerabile. Il 1 dicembre 1963, davanti a tutti i vescovi del mondo riuniti nel Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI iscrive Nunzio sul prizio tra i beati, modello per i giovani operai, per tutti i giovani, anche quelli di oggi. Per
Se Nunzio, vissuto solo nel dolore, ha saputo dare senso e bellezza alla sua giovinezza grazie a Gesù, amato e vissuto, perché con la sua grazia, la grazia del Divin Redentore, del più grande amico dell'uomo, i giovani oggi, pure insidiati dallo sregolamento di tutti i sensi, dalla droga, dalla disperazione, non potranno fare della loro vita un capolavoro di amore e di santità? Occorre credere e obbedire al Cristo crocifisso e risorto che fa nuove tutte le cose. Autore Paolo Risso.